Ciao amici, questa volta faremo un viaggio nello spazio e nel tempo e saremo in tanti a raccontarvi questa storia. Io per esempio darò la voce al personaggio dell'innamorato e con me ci saranno tanti amici del gruppo Teatro Tempo di Carugate. Ciao bambini, io sono Silvia e sono l'innamorata. Ciao bambini, io sono Marco e sono l'archeologo. Ciao bambini, sono Bobo e sono il servitore. Ciao bambini, sono Valentina. La storia che fra poco vi racconterò si intitola La lettera di Ramesse ed è stata scritta da Achille Campanile. Siete pronti a seguire la mia voce per viaggiare con me nell'antico Egitto? Partiamo! Dolce era la sera sulle rive del Sacro Nilo. I colori del tramonto indugiavano sulle acque che si vedevano scintillare e tremolare fra le palme, dietro il tempio di Anubi. Si levò un sommesso canto di sacerdoti, poi tutto tacque. Ramesse passeggiava pensieroso e la solitudine del luogo, che pareva fatto per gli innamorati, aumentava la sua tristezza. Coppie scivolavano tra le ombre poco lontano. Egli soltanto non aveva una compagna. Qui l'aveva vista la prima volta qualche giorno prima e qui tornava ogni sera con la speranza di incontrarla di nuovo. Ma la ragazza non si era più vista. L'amo appassionatamente, ma come farglielo sapere? Ecco, le scriverò una lettera. Corse a casa, si fece portare un papiro e s'accinse a buttar giù la dichiarazione d'amore, imprecando contro lo strano modo di scrivere degli egizi che obbligava lui, poco forte in disegno, a esprimersi per mezzo di pupazzetti. Le dirò, soave fanciulla. E disegnò, alla meno peggio, una fanciulla, cercando di darle un'aria quanto più fosse possibile soave. Dal primo istante in cui vi ho vista, cercò di disegnare un occhio aperto e appassionato. Il mio pensiero vola a voi. Come esprimere questo concetto poetico? Ecco, tracciò sul papiro un uccello. Se non siete insensibile ai miei dardi d'amore, e disegnò una freccia scagliata. Trovatevi fra 7 mesi. 7 piccole lune s'allinearono sul papiro. Lì dove il Sacro Nilo fa un gomito. Questo era molto facile. All'innamorato bastò tracciare un fiumicello a zigzag. E precisamente vicino al tempio di Anubi. Anche questo era piuttosto facile perché l'immagine del dio dal corpo d'uomo e dalla testa di cane era nota a tutti. Perché possa esternarvi i sensi di una rispettosa ammirazione. Disegnò se stesso che si inginocchiava. Terminata l'improba fatica, il giovane intraprendente egizio consegnò la lettera al servitore. Portala alla figlia di Psammetico, è urgente. Oh, il grazioso cannocchiale. È un papiro, asino, e aspetta la risposta. Corro, mio signore. Il vecchio servo partì subito, andò più veloce che poté. Dopo poco, la soave figlia di Psammetico decifrava i disegni non troppo riusciti del giovane Ramesse, dando ad essi la seguente interpretazione. Detestabile zoppa, ho mangiato un uovo al tegamino. Voi siete un'oca perfetta, ma nel fisico somigliate piuttosto a una lisca di pesce. Vi piglierò a sassate. Siete un ignobile vermiciattolo e avete bisogno della protezione di Anubi. Ma scalzone, Anubi è il protettore delle mummie. Ora smetto perché debbo pulirmi le scarpe. Grandissimo vigliacco, ora ti accomodo io. Prese lo stilo e sotto la stessa lettera scrisse: se io sono un'oca, ma non mai una mummia, lei è un beccaccione. E io la prenderò a pugni. Restituì la lettera al servitore di Ramesse che tornò dal padrone. Figurarsi la gioia di questi quando credé di decifrare, sempre per la sua scarsa pratica di disegno, come segue i geroglifici della ragazza. Anche il mio pensiero vola costantemente a voi, ma ritengo che non è prudente vedersi presso il tempio di Anubi.
Piuttosto, un buon posticino tranquillo credo si possa trovare nei paraggi del Tempio del Bue Api, dove vi concederò la mia mano. 4.000 anni sono passati. Il papiro di Ramesse è stato tratto alla luce da un grande egittologo, il quale, dopo 2 lustri di profondissimi studi, è riuscito a ridare all'ammirazione degli uomini il brano di sublime poesia contenuto in esso. Eccolo nella traduzione integrale che ne ha fatto lo scienziato. Oh Siride, che danzi stancamente sul fiore del loto, seguita dall'ibis, uccello a te sacro, io ti offro la spiga del grano e 7 piccoli fagioli di fresco sgranati, acciò che tu tenga lontano da me il serpente dell'invidia, al sommo Anubi, a cui mi prostro, seguito anch'io dall'ibis sacro, sacrificando un grasso vitello che abbatterò di mio pugno. Spero che la storia vi sia piaciuta e che abbiate capito che cosa ci vuole insegnare la storia dello sfortunato Ramesse. È importante fare molta attenzione quando si scrive e quando si legge, perché in 4.000 anni la morale della storia non è cambiata. Chi male capisce, peggio risponde. Ciao!